Tre punti importanti, forse un po' troppa sofferenza. Tu sei particolarmente contento visto che ci tenevi a questa partita, però potete fare qualcosina in più. Sì, sì, si poteva fare qualcosina in più. Ovviamente loro, io ho visto gli ultimi 15 minuti che hanno attaccato un po' di più, ma come è giusto che sia, che dovevano recuperare la partita. Siamo stati bravi a tenere botta, ma occasioni limpide non sì, ho visto. E noi ricercavamo i tre punti e siamo stati bravi a conquistarli. Forse sciupando troppe palle per il raddoppio, questo sì. Sì, infatti come parlavo prima... Che vi siete detti con Colombo adesso? Sì, parlavamo che casomai saremmo stati più bravi a sfruttare quelle occasioni gol, si parlava di un'altra partita, però ci può anche stare, ho visto dei ragazzi comunque propositivi. Se non ricordo male, tu questo campionato l'hai vinto a Trapani, l'hai vinto. Ora arrivano due partite chiave per le zone altissime del campionato del Pescara. Turris e soprattutto Catanzaro, come vanno affrontate? Torre del Greco è un campo brutto, brutto veramente, anche perché pure il loro pubblico, diciamo che è un dodicesimo uomo per loro, però dobbiamo essere bravi a gestire la partita e sfruttarla in maniera concreta e portare i tre punti a casa. Poi Catanzaro. Catanzaro parliamo la settimana prossima, si vede. Come sta Aloy? Aloy sta bene, oggi ha fatto una buona partita per quanto mi riguarda. Magari dovevamo gestire un po' di palle in più con i centrocampisti, però ci può stare, dai. Faccio fare una domanda da studio prima di salutarti. Vai Massimo che vi ascolta. Sì, tra l'altro Aloy ha vinto un quasi derby per lui, perché insomma è di Melito di Porto Salvo, però la domanda la faccio fare a Fabio. No, io chiaramente faccio i complimenti al ragazzo, perché comunque ogni volta che il mister lo chiama in causa si fa trovare pronto, quindi questo è sinonimo di grandissima professionalità. E gli auguro di trovare anche un po' più di spazio, perché secondo me in questo centrocampo un giocatore come lui alla fine incide nell'arco dei 90 minuti. La ringrazio dei complimenti. Ovviamente c'è un centrocampo importante che il mister lo gestisce bene e dobbiamo farci sempre trovare pronti quando siamo chiamati in causa, però e speriamo di dare sempre il contributo anche positivo perché, alla squadra. Anche perché grazie. Porti l'otto come Fabio Ferraresi, Porti il numero 8 come Fabio Ferraresi da studio, che tra l'altro ha giocato tanti anni ad Avellino. Ah, ok, mi fa piacere.